Cari docenti, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Vi ringrazio innanzitutto per la vostra partecipazione a questo webinar, a questo evento, a nome mio e ovviamente a nome della casa editrice di Mondadori Education. Allora, io mi chiamo Davide Basile e lavoro nella redazione economico-giuridica e tecnico-professionale di Mondadori Education. Ora, il titolo dell'evento di oggi, come sicuramente sapete, è Didattica digitale integrata nell'insegnamento del diritto. La professoressa Orietta Vozzi ci parlerà di questo potente strumento, appunto questa, diciamo che è salito sempre più alla ribalta negli ultimi anni, ahi noi, anche per la pandemia, e che è uno strumento appunto che ha tanti vantaggi, che offre tante risorse. Sia in sé, per così dire, e sia anche nei collegamenti possibili, nel canale preferenziale anche di comunicazione con quelli che sono gli studenti più giovani, la cosiddetta generazione Z, e quindi permette di creare questo ponte comunicativo, come la stessa professoressa lo definisce, diciamo, tra insegnante e ragazzo e ragazzi. In particolare, questo webinar si concentrerà sull'insegnamento appunto della materia diritto. Bene, allora, prima di passare la parola alla professoressa, due parole proprio di introduzione. La professoressa Vozzi è insegnante da diversi anni di materie economiche e giuridiche in vari istituti. In particolare, negli ultimi anni ha insegnato prevalentemente in un ITC a carattere indirizzo sportivo. È esperta, specializzata in didattica non formale e si è occupata nel corso degli anni non solo di appunto didattica non formale, si è occupata di è stata referente Erasmus, si occupa di CLIL e anche di formazione di docenti della sua scuola, del distretto a cui appartiene, e anche tenuto dei corsi di formazione sulla piattaforma Sofia. Oltre a questo è curatrice, insomma, cura, segue un canale YouTube con video didattici, questa volta rivolti prevalentemente agli studenti, quindi ai ragazzi, con diverse migliaia di visualizzazioni. Da alcuni anni, dal 2018, se non erro, collabora con noi, con la nostra casa editrice Mondadori Education, alla realizzazione soprattutto della parte didattica, la stesura quindi degli esercizi tradizionali e non, possiamo dire, e quindi anche didattica digitale in particolare, e quindi video lezioni, lezioni digitali, video gancio e via dicendo, insomma, soprattutto su testi, anzi su testi di diritto e di economia. Bene, detto questo, lascio la parola alla professoressa, ma vi ricordo che la professoressa, insomma, è disponibile a rispondere a vostre eventuali domande che potete porre nel corso del webinar in maniera semplificata, molto velocemente, direttamente nella chat che vedete su YouTube. Lascio la parola alla docente allora. Buonasera a tutti, grazie Davide. Allora vorrei introdurre questo webinar spiegando che vorrei, prima di entrare diciamo, nello specifico della didattica digitale proprio nel diritto, dare una motivazione sul perché vale la pena impegnarsi nella ricerca della didattica digitale ed applicarla, utilizzarla con i nostri studenti, questa generazione Z, esatto. E vorrei iniziare il webinar dandovi una data. La data è 13 settembre 2021. Forse vi domanderete come mai proprio quella. Ecco, il 13 settembre 2021 è cominciata la scuola. Era una data semplice, non era drammatica, non c'erano tragedie, era soltanto l'inizio della scuola. E questi sono alcuni titoli di articoli, diciamo così, titolavano questi giornali, penso anche altri, ho avuto occasione di vedere questi. La stampa parlava. Diceva i ragazzi liberi dalla DAD, la Repubblica diceva la DAD è alle spalle e il Messaggero diceva la magia dell'inizio dopo l'incubo della DAD. Diciamo, questo è stato un po' questi articoli, questi titoli, diciamo, sono un po' un emblema di un'opinione pubblica diffusa
sostanzialmente uniforme che ha, diciamo, vedeva nella DAD un incubo, narrazione fatta accentuata, diciamo, dalla narrazione dei giornali, perché effettivamente soprattutto questa parola, la magia dell'inizio, no, ci fa pensare a finalmente quando siamo rientrati in classe, abbiamo visto i nostri alunni anche senza mascherina, e decisamente nessuno può negare che la scuola in presenza sia una scuola più calda, perché è la scuola della relazione, della presenza e delle relazioni appunto in presenza, mentre la DAD era una scuola fredda, anaffettiva. Ci trovavamo davanti a questo schermo senza sapere che cosa facevano i nostri studenti dall'altra parte dello schermo. Io non so qual è l'esperienza di chi mi ascolta. La mia era che molto spesso avevano, diciamo, avevano la telecamera spenta o rotta, o, e quindi noi non sapevamo neanche se poi ci seguivano fino in fondo oppure no. E questo è vero. Io però vorrei spezzare anche una lancia a favore della DAD, non della DAD in quanto unico strumento, cioè strumento didattico, eccetera, ma della DAD per il tipo di esperienza che ha rappresentato nel nostro paese, almeno nel nostro paese. La DAD è stata è stato uno sforzo incredibile, una risposta straordinaria e vorrei dire anche generosa ad un'emergenza imprevedibile, un'emergenza totale, come era stata quella del lockdown. Nel lockdown in cui i ragazzi, ce li ricordiamo, erano un po', cioè come li abbiamo trovati, quasi un po' tramortiti da questa situazione in cui dovevano stare in casa, non si sapeva bene che cosa succedeva. E io credo che non ci sia stato neanche un docente che non si sia messo a studiare, a cercare una risposta, cioè degli strumenti che potessero metterci in grado di mantenere quel filo, perché era veramente un filo, quel filo educativo che potevamo mantenere con i nostri ragazzi. Diciamo che la DAD ha sfondato una porta, ha dato una risposta a quelle persone, docenti, molti docenti anche, che sono molto scettici nei confronti del computer. Mi viene da sorridere perché penso a quante volte nei nostri consigli di classe oppure agli esami di maturità, quando bisogna trovare il segretario, uno dice no, io col computer no, io non sono capace, io non ho dimestichezza. Oppure per quanto riguarda proprio la ricerca di una didattica digitale, no, non fa per me, la mia materia non si presta, sono tanti anni che insegno così, perché cambiare? Ecco, io ho fatto questa introduzione che vorrei ancora continuare un pochino prima di entrare nel vivo del diritto, proprio per dire perché cambiare. Allora, perché cambiare? Perché è un modo per interagire con le nuove generazioni. Io quando stavo così raccogliendo le idee per diciamo impostare questa conversazione con voi, pensavo ai nativi digitali. Poi dentro di me ho fatto due calcoli, ho detto ma i nativi, quelli che noi chiamavamo almeno i nativi digitali, adesso hanno quasi 30 anni, qui non siamo nei nativi digitali, noi siamo nella famosa generazione Z, che è la generazione connessa. È la generazione che ha un modo di instaurare, portare avanti le relazioni che è completamente diverso dal nostro, senza che noi torniamo indietro a quando avevamo l'età loro, non ce n'è bisogno, ma anche dal nostro attuale. Questi sono ragazzi che ascoltano gli influencer, che sono sempre alla ricerca di un mi piace, sono sempre a riprendersi, insomma vivono attaccati, direi incollati ad uno schermo.
E allora io, questo, pensate che cosa possono pensare di noi questi ragazzi quando magari noi diciamo non sappiamo cos'è un logout, un login, un podcast, dice, ma questi dove vivono? Com'è possibile che riescano a passare una giornata senza stare con lo schermo, senza cercare le cose che cerchiamo noi? E allora questa didattica digitale potrebbe la tecnologia che ci permette la didattica digitale, potrebbe essere come dire, una comunicazione con loro, che non vuol dire correre dietro alle loro abitudini di schermi, per carità, non è questo, però la relazione che si crea tra docente e discente a volte è veramente la leva che porta il ragazzo al successo formativo, cioè allo studio efficiente e ad un'acquisizione di contenuti prima e competenze poi. Cioè, nel senso che il legame che si crea tra docente e discente è fondamentale per il loro successo. Quindi, rischiare di rimanere veramente lontani anni luce nel nostro modo di comunicare con loro potrebbe non aiutarli a ottenere dei buoni risultati. Chiaramente io parlo così perché il tema è quello della didattica digitale, quindi io mi sto concentrando su questo, ma questo non vuol dire che solo attraverso la didattica digitale che si ottengono i risultati. Dico semplicemente che la didattica digitale è un po' come avere un secondo insegnante in classe che ci dà una mano, ecco, ma non ci sostituisce mai. Diciamo che è un mezzo che ci aiuta ad alternare, se non sostituire, però almeno ad alternare quella, come possiamo chiamare, quella triade di spiego, i ragazzi studiano, interrogo, spiego, studiano, interrogo. Così, sempre uguale. Questo è qualcosa che secondo me forse ha bisogno di essere un po' rinnovato. Ecco, troviamo qualche soluzione un po' più movimentata per portare avanti il nostro discorso, il nostro programma, insomma, quello che dobbiamo fare con i ragazzi. La didattica digitale ci permette anche di guadagnare del tempo supplementare nella classe, perché a volte, no, a volte direi sempre, la didattica digitale ci permette di far arrivare il nostro messaggio in momenti diversi da quello del momento classe e quindi libera poi il tempo per fare altre cose. Si dice che, qualcuno dice, leggendo, girando un po' sul web, che le video lezioni sono il formato perfetto per condividere le informazioni al giorno d'oggi. Questo lo dicono sia a livello della pubblicità, ma anche a livello comunicativo, quindi anche nella scuola. Credo che se non ci sia bisogno di domandarsi che risposta darebbero i nostri studenti se noi chiedessimo loro: ho una bella storia da raccontare. Vuoi leggerla o vuoi vedere un video? La risposta è evidente, loro direbbero un video. Questo non vuol dire che loro non debbano anche leggere la storia che noi gli vogliamo raccontare. Ci sono delle storie che si possono leggere, ma ci sono delle storie che si possono raccontare anche attraverso un video. Ora vi vorrei dire la mia esperienza per farvi così, per darvi un'idea di come io sono arrivata alle video lezioni, cioè come mai mi è venuta in mente la video lezione. Insegnando in una scuola, un istituto tecnico commerciale che ha un indirizzo ad alcune sezioni con indirizzo sportivo, io insegno in queste, e io insegno a Roma in una zona che è ubicata in mezzo a molte strutture sportive delle vecchie Olimpiadi ancora, comunque federali. E allora nella nostra scuola arrivano spesso dei ragazzi che, oltre a quelli
che fanno sport agonistico, insomma, di cui insomma, siamo pieni, abbiamo un sacco di iscrizioni in questo senso. Abbiamo anche dei ragazzi che provengono un po' da tutta Italia e sono delle eccellenze nello sport, sono i cosiddetti atleti di interesse nazionale, che le federazioni dei rispettivi sport spesso portano a Roma per seguirli, per allenarli in modo particolare. Questi sono degli sportivi che io chiamo dei lavoratori perché fanno una vita pazzesca presso agli allenamenti, le gare, eccetera. Ora, questi ragazzi spesso si assentano per lunghi periodi, non solo per gare, anche per allenamenti all'estero. Avevo un ragazzo, un campione europeo di golf, è stato 2 mesi in Giappone, non lo vedevamo mai, altre situazioni analoghe per altri sport. E allora questi ragazzi, quando tornavano per farsi interrogare, perché loro hanno delle deroghe, sono dei best, diciamo, hanno delle deroghe sugli assenze, eccetera, insomma, tornano per farsi interrogare, poverini, loro facevano quello che potevano, nel senso che tutto il contenuto che loro dovevano dimostrare di saper utilizzare, lo avevano appreso da soli. E quindi c'erano dei buchi, insomma, dei limiti importanti. E allora lì mi è nata l'idea di, inizialmente pensavo gli mando i miei PowerPoint, però i miei PowerPoint sono come questo, cioè sono a parole chiave, non è che se, diciamo, dicono molto da soli. E allora ho trovato un programma sul computer che poteva registrarmi così come mi vedete ora, cioè loro vedevano il PowerPoint, anzi pure diciamo un PowerPoint movimentato, e io parlavo e mano a mano spiegavo quello che era il contenuto del PowerPoint. Poi che cosa è successo? Che la mia collega di sostegno mi ha chiesto se le passavo questi video per una sua alunna affetta da dislessia, una, due, tre, vari alunni. Poi i compagni di classe che erano pendolari mi hanno chiesto: ma noi passiamo tanto tempo in treno, tempo in pullman, ci passa anche a noi i video? Insomma, alla fine così è nato questo famoso canale, è nato questo canale, per cui io metto lì le video lezioni quando mi capita di farle, le metto lì, e poi ovviamente durante la DAD sono andate molto in giro perché tutti noi, mi ricordo, che cercavamo materiale di qua e di là, ed è capitato forse in varie scuole, quindi è così, è stato, diciamo, si è sviluppato. Le video lezioni servono anche per chi deve recuperare, perché chi deve recuperare di solito, non sempre, ma insomma di solito sono ragazzi che, insomma, ecco, diciamo, non sono particolarmente focalizzati sullo studio, e la video lezione risulta più appetibile per loro, per cui sarebbe meglio se facessero sia studio sul libro che video lezione, però se proprio proprio non vogliono aprire il libro, almeno c'è una video lezione che gli parla di quello che dovrebbero imparare, eccetera. L'altro vantaggio della video lezione è che stimola la memoria anche da un punto di vista uditivo, perché quando quando gli studenti studiano, leggono, quindi stimolano un certo tipo di memoria. Tant'è vero che noi insegnanti spesso diciamo ai ragazzi: ma hai ripetuto a voce alta? Perché? Proprio perché così si mettono in moto più recettori. Quindi ecco, questo è un altro vantaggio. Il vero vantaggio però che hanno queste video lezioni è il fatto che i ragazzi si mettono le cuffiette e se le sentono come quando vogliono. Cioè se le possono sentire in tante situazioni, ma soprattutto le gestiscono loro. Di questo poi riparleremo, perché in realtà le video lezioni sono una parte fondamentale della flipped classroom, cioè della classe capovolta, di cui vi parlerò, perché è una didattica che ho abbracciato da qualche anno, non in modo totale, un po', però la utilizzo spesso e volentieri perché trovo che dia dei buoni risultati. È una
uno strumento che ho avuto modo di conoscere proprio grazie agli Erasmus, quando sono andata a visitare delle scuole nel nord Europa dove fanno largo uso di didattica digitale, video lezioni, didattica capovolta di tutto e di più. E devo dire che tra le varie cose che ho visto, questa era quella che mi aveva convinto. Quindi, tornata in Italia, poi ho fatto dei corsi, insomma, mi sono un po' documentata e così ho iniziato a fare questo tipo di didattica. I video non sono solamente video lezioni in cui trasmettiamo un contenuto come quello che può essere il libro, anzi, attualmente i libri hanno spesso, quello che io poi ho curato per Mondadori anche, il fatto di trasformare alcuni capitoli del libro in dei brevi video, e quindi si possono trovare sul libro oppure si trovano in giro oppure uno li può creare da soli. Ma non esistono solo i video con le lezioni, esistono anche i video, io li chiamo i video gancio. Gancio perché serve ad agganciare la curiosità dei ragazzi. Io apprezzo molto i ragazzi curiosi, però a volte non sono curiosi, a volte sono anche un po' annoiati, e allora magari un video gancio può aiutare a stuzzicargli un po' la curiosità. Che cos'è? Allora, vi faccio l'esempio che sto per fare nella mia classe, così è proprio calato nel reale. Io tra un po' dovrò iniziare a spiegare il contratto, dovremo affrontare il contratto. Allora, come video gancio, io metterò loro un video che ho trovato mi pare, su Rai 3, su Rai Play, in cui si vede una signora che è rimasta, diciamo, intrappolata in una vendita a domicilio. E allora raccontava di come, insomma, era stata imbrogliata da questi venditori e insomma, raccontava la sua storia. Allora, questo video, secondo me, nella mia previsione, quando lo farò vedere ai ragazzi, sicuramente loro ascolteranno e poi diranno: ah, sì, è successa mia zia, la mia vicina, eccetera, per cui si sentiranno chiamati in causa. Questo video, il video gancio, dura poco, dura pochissimo, perché sennò, cioè, non ha più neanche tanto senso. E per me, in questo caso, servirà per introdurre un nuovo argomento che non sarà subito dopo, eh? Io gli lascio solo questo video, così che loro, che porterà appunto la loro curiosità, l'interesse su questo argomento, però poi gli farò friggere un pochino, non inizierò subito a spiegargli diciamo, il contratto, ma questo verrà dopo. Vi spiegherò come. Il video gancio può servire anche in un altro modo. Può servire come esempio che tutto quello che noi spieghiamo ai ragazzi è vero, accade, esiste nel mondo reale. Allora, ho spiegato che ci sono varie forme per stipulare un contratto, ci sono anche dei modi per tutelarsi, perché in quanto contraente debole ci sono dei modi per tutelarsi, e quindi guardiamo se veramente questo è vero. Vi faccio vedere un esempio. Può essere un'attività da fare in classe o un compito da svolgere a casa, in quanto dopo aver affrontato l'argomento del contratto, uno può mettere questo video, che a questo punto non è più un video gancio, un video, e dire ai ragazzi: ok, ascoltate bene la situazione, inquadrate il caso, mettete in contrapposizione le due parti di questo contratto e trovate una soluzione. Non fantasiosa, ma una soluzione tecnica, nel senso che avete il libro di testo, avete il codice civile, risolvete questo caso. Quindi può essere anche utilizzato così in un modo un po' più tradizionale. Applicando la metodologia Flipped, è quello che vi dicevo prima, è la cosiddetta fase zero. Qui lo zero è andato via, ma insomma, la fase zero, cioè il riscaldamento. Io prima di parlare, di affrontare di un argomento così importante, qual è il contratto? Voglio essere sicuro che tu poi mi seguirai e mi seguirai se sei interessato, se no
magari sarai pure buono, educato in classe, ma con i tuoi pensieri sei tutto da un'altra parte e quindi non serve a nulla. A questo punto non posso fare a meno che presentare un minimo di classe capovolta. Ecco, la classe capovolta va un po' a contrapporsi, parzialmente almeno, alla classe tradizionale, chiamiamola così, per due motivi. Il primo motivo riguarda il docente, il ruolo del docente. L'insegnante, diciamo, il lavoro dell'insegnante tradizionalmente prevede un processo che è incentrato sulla conoscenza di un argomento, sulla comprensione di questo argomento, e questi sono degli obiettivi cognitivi che sono necessari, no? Quando negli anni passati e tuttora si parla tantissimo di didattica per competenze, no? Ora, la competenza non è una cosa che va contro la conoscenza, cioè la conoscenza è ciò che permette poi di sviluppare la competenza. Quindi diciamo che conoscenza e comprensione sono degli strumenti necessari, degli obiettivi assolutamente necessari, obiettivi cognitivi, dicevo, necessari, però potrebbero non essere sufficienti per ogni esigenza di apprendimento. Nel senso che se i ragazzi non sono poi in grado di applicare e rielaborare i contenuti, allora rimane una didattica di conoscenza e non arriviamo alla didattica di competenza. Cioè, quello che aspetta i ragazzi fuori della scuola è un mondo che è cambiato in tutti questi anni e la conoscenza deve servire per sviluppare quelle competenze che poi gli permettono loro o di andare all'università e continuare il percorso di studio senza perdersi, perché guardate, molti, magari nel liceo sarà diversi, ma nell'istituto diverso, ma negli istituti tecnici magari in tanti si iscrivono all'università, ma non tutti riescono ad andare avanti, ci sono delle difficoltà. Allora, queste difficoltà, che comunque anche nei licei esistono, a volte dipendono anche dal diverso modo di fruire delle lezioni all'università. Non c'è lì il professore che spiega vicino, che gli risolve il problema, gli dice prendi appunti, gli dice scrivi i compiti, cioè è tutto molto diverso. Oppure a volte in alcune facoltà si chiede ai ragazzi di lavorare in gruppo, ma i ragazzi sanno lavorare in gruppo? O magari c'è qualcuno che tenta un po' di sopraffare gli altri, qualcuno che è timido, non vuole parlare. Ci sono tutta una serie di, come chiamiamo, vengono chiamate soft skills, cioè sono delle abilità che non sono quelle a cui siamo abituati, di cui sentiamo sempre parlare, bravissima in matematica, sa scrivere benissimo, legge tanti libri, eccetera. Sì, ok, sono delle abilità fondamentali, non c'è dubbio, però esiste anche delle diverse abilità, tipo per esempio quella di lavorare in gruppo, tipo quella di saper analizzare un problema e poi risolverlo, non solo analizzarlo. Quante volte è capitato a noi prof di avere in classe dei ragazzi su cui neanche contiamo tanto, un po' così, insomma, e poi li portiamo magari ad una visita oppure li coinvolgiamo in un progetto in cui devono fare qualcosa e all'improvviso sbocciano e li conosciamo da un altro punto di vista, li apprezziamo e magari appunto troviamo in loro delle doti che non avremmo visto prima. Ecco, questo è un po' lavorare anche sulle competenze. Va bene, però non voglio andare fuori tema, per cui ritorno un attimo qui al discorso della didattica nella classe capovolta, per dire che nella didattica capovolta l'insegnamento, cioè scusate, la trasmissione della conoscenza non avviene in classe.
non avviene la mattina, si capovolgono i tempi. Solitamente la mattina si spiega, il pomeriggio si studia. Nella classe capovolta si fa il contrario. Allora, la spiegazione arriva di pomeriggio e il giorno dopo, insomma, la lezione successiva a scuola, si lavora, nel senso che si studia e si fanno gli esercizi. Perché questo? Perché questo diciamo capovolgimento dei tempi è nato dall'intuizione forte che ebbero due americani, di cui adesso mi sfugge il nome, ma che sono i genitori, diciamo, della classe capovolta. L'intuizione che il momento più delicato del processo didattico non è quello dell'accesso all'informazione, ai contenuti, non è quello della spiegazione, ma è quello dell'applicazione e della rielaborazione, cioè quello che devono fare i ragazzi a casa nella didattica tradizionale. Quindi, se la spiegazione arriva nel pomeriggio, io ho il tempo che avrei impiegato per spiegare libero per seguire i ragazzi mentre rielaborano i contenuti. E adesso vediamo come. A questo punto entro finalmente proprio nell'argomento che era quello che avevo proposto, cioè di fare vedere come impostare una lezione sul diritto di proprietà utilizzando il digitale. Allora, a questo punto io lo faccio con una didattica di tipo capovolto. Allora, cominciamo dalla fase zero, cioè prima proprio di cominciare, la prima cosa è la motivazione. Allora, la motivazione deve esserci per me insegnante e per i ragazzi. Perché dico per me insegnante? Perché se un argomento non mi piace, non lo spiego bene, se non sono, diciamo, entro in classe che non ho voglia, non sono così efficace, i ragazzi se ne accorgono subito. Quindi io stessa devo trovare una motivazione e devo farmi la motivazione e soprattutto una programmazione, perché va bene la didattica digitale, ma non può essere, o la didattica capovolta, ma non può essere una cosa improvvisata buttata lì, va ben programmata, progettata. Allora io comincio sempre, quando devo postare una lezione, dai prerequisiti. Allora, quali sono a mio avviso i prerequisiti per affrontare l'argomento dei diritti di proprietà? Ecco, sapere bene che cosa sono i diritti soggettivi, essere certa che i ragazzi sappiano distinguere i diritti assoluti dai diritti relativi, sappiano la distinzione tra diritti patrimoniali, personali e trasmissibili, non trasmissibili. Quindi, una volta che io ho appurato che i ragazzi si ricordano questo, magari con una mappa concettuale o facendo qualche domanda così, io sto tranquilla che loro hanno appunto gli strumenti, cioè i prerequisiti per affrontare questo nuovo tema. A questo punto posso farlo con un video gancio. Io l'ho fatto quest'anno con un video su un'espropriazione, e questo video gliel'ho fatto vedere al termine della lezione precedente. Non avevo ancora parlato, non avevo detto che avrei parlato del diritto di proprietà, magari loro lo immaginavano guardando il libro, però insomma non l'avevo detto. Avevo detto ragazzi, mancano 10 minuti, guardiamoci un video, e abbiamo messo questo video. Un altro modo è fare un brainstorming, e questo è un'altra, diciamo, un altro metodo, cioè un altro metodo, un altro strumento che possiamo aggiungere al gancio. Il brainstorming. Allora, questa è una lavagna che io ho fotografato, anche se purtroppo non è la stessa che corrisponde a queste frasi che mi hanno dettato gli studenti. Allora, praticamente la lezione è andata così. La lezione precedente era quella in cui avevamo visto il video con l'espropriazione,
La lezione seguente io ho scritto al centro della lavagna, bello grande stampatello, ho scritto questa cosa è mia. Poi ho detto ai ragazzi, allora ditemi che cosa vuol dire questa cosa è mia. E allora sono, diciamo, si sono espressi nel modo che potete leggere qui. È mia e basta, è mia per sempre, ci faccio quello che voglio, la tengo, la butto, la uso, non la uso. Un ragazzino ha detto, beh sì, ci puoi fare quello che vuoi, però fino a un certo punto, perché insomma ci sto pure io vicino a te. Quindi questo ha tirato fuori tutte queste, queste diciamo, facoltà, diciamo, che una persona, un proprietario può fare con un oggetto. A quel punto è già è molto interessante, perché so benissimo che chi mi ascolta e sta leggendo queste frasi già sta elaborando, gli sta venendo in mente che i ragazzi, così soltanto dicendo la prima cosa che veniva in mente loro, però già avevano tirato fuori degli istituti della proprietà da mettere in chiaro. Poi ho chiesto loro, ok, uno è proprietario, ma perché sei proprietario? Cioè chi lo dice? Come hai fatto a diventare proprietario di questo oggetto? L'ho comprato con i miei soldi, una giusta precisazione, me l'hanno regalata, l'ho trovata per strada, l'ho presa e quindi è diventata mia. Ah, ok, ha detto così. Poi un altro ha detto, me l'hanno prestata, non me l'hanno più richiesta, ormai sono 2 o 3 anni, ormai è mia. Un ragazzino, una ragazza ha detto, questa cosa l'ho costruita con mio padre e mio fratello, questa cosa me l'ha data mia nonna, era di mia nonna e adesso è mia. Allora, anche qui so che si sono alzate le antenne, perché guardate come i ragazzi, senza sapere, hanno tirato fuori degli esempi di modo di acquisto della proprietà a titolo originario o a titolo derivativo. Io non ho mai commentato, io soltanto scrivevo e lasciavo che loro parlassero. E loro intervenivano, cioè in una lezione di questo genere è veramente difficile che qualcuno si distragga. No, si distragga ogni tanto sì, però che faccia altro o non si lasci coinvolgere, anche perché se uno non si coinvolge, gli dice l'insegnante, gli dice, beh, tu che ne pensi? Infine, terzo settore della lavagna, questo rosso, era, ma se la cosa è tua e tu la vuoi usare, ma c'è qualcuno che ti disturba mentre tu la usi? Ti disturba nel senso che te la prende e quindi te l'ha presa e tu non ce l'hai più e quindi il disturbo è massimo perché non la puoi usare. O perché ti dice che non lo so, che non è vero che è tua, che è sua. Insomma, tu che cosa fai? Allora, qui censuro un po' delle risposte che hanno dato, diciamo che in generale era molto il criterio faccio io, nel senso me lo vado a prendere, quando non si vede me lo ripiglio, lo denuncio, ci litigo, questo vabbè ci litigo. Un altro addirittura ha detto io non gli parlo, vabbè io non posso fare niente per riprendermelo, però questo basta, non lo voglio più vedere, non è più un mio amico. Ecco qua che qui si poteva, senza loro, diciamo, loro non lo sanno che esistono delle azioni a difesa della proprietà, però questo per me era un bellissimo spunto per andare avanti. A quel punto vediamo che cosa è successo. Questa è un'ora ci ho impiegato, un'ora, insomma, quelle ore che abbiamo noi ormai molto ridotte, ma insomma più o meno un'ora. A quel punto arriva la seconda lezione insieme. Qui avevo 2 ore, non un'ora sola. Allora, cosa ho fatto? Torno indietro. Durante questa lezione abbiamo finito e ho detto ok, molto bene, grazie bene. Adesso i compiti per la prossima volta. I compiti per la prossima volta sono vedere il video, ascoltare, vedere il video di che sta lì. Era sul libro, gli ho dato quello sul libro, quindi il video sul diritto di proprietà. Allora, a questo punto loro sono tornati a scuola la volta dopo, in cui avevo 2 ore, in cui loro sono venuti in classe che già avevano avuto un primo contatto con l'argomento e avevano delle domande da fare, perché, scusate, devo andare un po' avanti, un po' indietro,
perché quando do un video da vedere, è vero che loro lo possono vedere quando vogliono, come vogliono, ok, bene, è vero, però c'è almeno una volta in cui loro vedono il video che lo devono vedere invece come suggerisco io, suggerisco come dico io che devono vederlo, e cioè prendendo appunti, e gli appunti per loro io suggerisco lo schema di Cornell, che forse qualcuno di voi già conosce. Qui ho messo lo schema così come viene presentato con tutte le istruzioni ai ragazzi. Naturalmente viene suggerito di dividere il foglio in questo modo, non c'è bisogno di fare fotocopie. Allora, come funziona questo schema? Nella parte centrale, che è quella più diciamo che prende più spazio, i ragazzi devono prendere appunti mano a mano che il video va avanti. Appunti, qui addirittura danno un sacco di suggerimenti, lasciate spazi vuoti che poi ritornerete, vabbè, ma insomma l'importante è che prendano appunti. Nella parte sinistra, più piccola, io chiedo loro di scrivere le parole chiave. Io desidero sempre che loro individuino le parole chiave, perché su quelle io poi posso chiedo a loro di darmi delle definizioni, perché i ragazzi spesso non sanno definire. Tu chiedi che cos'è un contratto, per dire, e loro rispondono: il contratto serve a. Dico: no, io non ti ho chiesto a cosa serve, ti ho chiesto che cosa è. Quindi parole chiave, e inoltre di segnare quelli che sono i loro dubbi, le cose che non hanno capito, perché serviranno. Nella parte inferiore scrivere una sintesi, ma una sintesi veramente breve, quello che nelle pubblicazioni scientifiche si chiama abstract, nel senso quelle parole che servono quando il ragazzo ha accumulato tanti di questi fogli, di vedere in un attimo col colpo d'occhio di che cosa si trattava quando aveva sentito questa lezione. Ok, adesso a questo punto posso tornare alla slide precedente. Allora, quando i ragazzi sono tornati in classe per quelle 2 ore, a quel punto abbiamo potuto iniziare a lavorare. E lavorare come? Allora, abbiamo lavorato con un sistema, con un metodo che io uso spesso, che è il metodo cooperativo. Nel senso che tutto quello che loro avevano ascoltato con la video lezione, poi scusate, mi interrompo un attimo, ascoltato prendendo appunti va bene, ricordiamoci sempre che la video lezione, a differenza della lezione che viene dal prof in classe, la video lezione si può fermare e si può tornare indietro. Perché quando noi spieghiamo, invece noi parliamo, poi per carità i ragazzi interrompono, fanno domande, tutto quanto, però la lezione in classe, la spiegazione in classe è un momento collettivo, cioè ogni ragazzo in qualche modo, non vorrei dire intrappolato, però insomma dipende dal tutto, dai compagni di classe, non c'è un momento in cui lui può dire sì, vabbè, si fermi, ridica tutta quella cosa lì, cioè questo può capitare una volta, 2 volte che interrompono, però non è che tutti possono fare questa cosa, mentre il video, quello sì, puoi tornare indietro e ascoltare di nuovo una parte, puoi fermarlo un attimo, respirare perché dici basta, aspetta un attimo e poi riprenderlo. Insomma, questa è la cosa bellissima della video lezione, è che è proprio gestita dal ragazzo. Questa è la cosa bella di questo tipo di didattica, che il protagonista non è più l'insegnante, il protagonista è il ragazzo, lui è responsabile del proprio apprendimento. Quindi ascolta tutte le volte che vuole e nella modalità preferita. Allora, quando poi sono rientrati in classe, è stato il momento in cui avevo le 2 ore, in cui è stato il momento dello studio e della rielaborazione, cioè era quello che loro nella didattica tradizionale avrebbero dovuto fare a casa da soli o al limite con un compagno. Vieni a studiare da me. Allora,
Che cosa fanno in questa fase 2 e 3 della didattica capovolta i ragazzi? I ragazzi studiano e si confrontano. Come studiano? Studiano in vari modi. Per esempio, uno dei modi che a me piace molto è quello del jigsaw. Il jigsaw è una sorta di puzzle e si fa dividendo la classe in gruppi. Io solitamente lo faccio con gruppi da 4, numerando i ragazzi del gruppo 1, 2, 3, 4 in ogni gruppo e affidando a ciascun numero lo stesso tipo di lavoro. Cioè, mi spiego, nel caso del diritto di proprietà, dopo che loro hanno ascoltato la video lezione, io vado in classe e dico: benissimo, prendete il libro. Allora, il numero 1 si occupa delle fonti del diritto di proprietà e del contenuto proprio del diritto. I numeri 2 si occupano dei limiti, interesse pubblico, interesse privato. I numeri 3, insomma, è così, i modi di acquisto, mi stavo scordando, della proprietà. I numeri 4 si occupano delle azioni a difesa, ok? Allora, dico ai ragazzi, adesso avete un quarto d'ora di tempo perché ciascun numero studi quel pezzo che è stato affidato. Quindi tutti gli uno studieranno le fonti e così via, e gli altri 2, 3, 4. E non voglio sentire volare una mosca perché state studiando. Quindi matita per sottolineare, quello che volete, però questo è il momento dello studio, solo un quarto d'ora, non di più, perché il pezzo è breve. Passato il quarto d'ora, cambio. Tutti i gruppi si disfano, io lo chiamo il gruppo casa, si chiama gruppo casa. Allora, il gruppo casa si scioglie e tutti i numeri 1, tutti i numeri 2, 3 e 4 si riuniscono tra loro. Questo è il gruppo degli esperti. E vale la pena dire loro, proprio usare la parola gruppo degli esperti, perché sono esperti, questa è una cosa che li gratifica. Allora, immaginiamo tutti i numeri 1 che parlano tra di loro di quello che hanno studiato. Qualcuno lo ripete, qualcuno dice: no, guarda, non era così, era in quest'altro modo. Oppure: io non ho proprio capito che cos'è questa espropriazione, ma che cos'è questo, è per sempre, non è per sempre, ma perché, che cos'è la funzione sociale della proprietà. E tra di loro si spiegano le cose. Questo dura, vogliamo, 10 minuti. Lì si può sentire rumore perché loro parlano. Dopo 10 minuti si cambia di nuovo e si riformano i gruppi casa, quelli di prima. Gli 1, 2, 3 e 4 si mettono insieme e riformano il gruppo casa. A quel punto il tempo è più lungo perché ciascuno di loro dovrà raccontare agli altri quello che ha approfondito. Naturalmente poi a casa ci sarà un lavoro, o anche a scuola ci sarà un lavoro in cui a tutti sarà data l'opportunità di andare ad approfondire gli argomenti che non gli sono capitati. Questo è evidente, se no abbiamo ragazzi che sanno solo una parte. Però c'è da dire che quando i ragazzi si parlano tra di loro, spiegano tra di loro le cose, magari non usano il linguaggio che useremmo noi, magari ogni tanto si distraggono, però in generale sono molto più motivati, soprattutto se poi magari uno dice: adesso facciamo una gara, che poi in realtà può essere un test a risposte multiple che si fa con loro, e si mettono i gruppi in competizione tra di loro, così che tutti sono molto motivati a essere esperti dell'argomento che hanno studiato. Vedo che penso di dover finire, per cui vado all'ultima parte, che è la verifica. Allora, la verifica, a mio avviso, deve essere
deve prendere entrambe le cose, la conoscenza ma anche la competenza. Allora, la conoscenza la possiamo fare con i quick test che si trovano sui libri, cioè tutti quegli esercizi a fine capitolo oppure durante lo svolgimento del capitolo. In alcuni testi ci sono già preparati delle test a risposta multipla su Google Moduli, per cui si possono addirittura spedire, mandare a casa, tanto a noi non ci serve. Questo non deve servire sempre a mettere il voto, eh? Questo può servire anche a far vedere ai ragazzi se hanno assimilato oppure no. Se poi un professore vuole diventare il preferito e avere una grande popolarità, gli farà esercitare su Kahoot, che è un sito nel quale si possono inserire dei test preparati dai docenti, molto facile, facilissimo da utilizzare. Dopodiché il test viene somministrato ai ragazzi sotto forma di un gioco, perché sulla LIM appaiono le domande con le quattro opzioni di risposta multipla che hanno un colore, e i ragazzi dal telefono a cui si sono collegati tramite il PIN che viene dato dal gioco, rispondono tramite il telefono e acquistano dei punteggi. Per cui non vale solamente chi ha risposto bene, ma vale anche chi ha risposto prima. Questo li fa divertire da morire, per cui chiedono sempre: possiamo fare cauto, senza rendersi conto che loro in realtà stanno facendo delle verifiche. Io personalmente, per evitare che loro si passino tra di loro le risposte o non lo prendano sul serio, dico sempre: io valuto il primo, chi vince il Kahoot e chi arriva ultimo, quindi fate attenzione e siate pronti. E infine la verifica delle competenze, questo si può avere solo con un compito di realtà, un compito autentico che si fa in gruppo, ma parlare adesso del compito autentico è almeno un altro webinar, così come la classe capovolta, almeno un altro webinar, è un po' lungo, quindi non so, Davide, dimmi tu la tempistica, qual è, se vuoi che continuo, cioè, sul compito autentico, oppure se ci sono delle domande, non so, questo... Allora, continuo con il compito. Ecco, sì. No, Davide. No, ci sono, scusate, non ero diciamo visibile. Direi di passare a un paio di domande, siamo appena avanti con i tempi, però c'è qualcosa. Allora, la prima sicuramente è emersa da un paio di docenti, ma secondo me è una cosa molto sentita, quindi la prima che faccio, che ti pongo, insomma, riguarda i termini di tempo a disposizione. Allora, sostanzialmente viene posta la domanda, tutto, insomma, le attività che sono state così descritte sono molto interessanti e stimolanti per gli studenti, però richiedono spesso molto tempo anche per la divisione in fasi, via dicendo. Quindi, cito testualmente, purtroppo solo 2 ore a settimana e mai nello stesso giorno. La faccio molto breve, qual è la sua risposta, sì. Allora, tutto può essere adattato. Diciamo che nel biennio, immagino che l'insegnante che ha posto questa domanda insegni nel biennio dove ci sono solo 2 ore a settimana e dove l'approccio alle materie, sia diritto che economia, è un approccio molto più graduale, molto più, diciamo, più adatto ai ragazzi di quell'età. Allora, in quel caso certamente si devono ridurre i contenuti, ridurre i tempi che si dedicano al, diciamo, a tutte, o meglio, tutte le attività hanno quei tempi, però con 2 ore a settimana si può fare che si faranno meno argomenti nell'anno, cioè questa è una cosa che il tempo che avevamo a disposizione è piccolo, quindi non ho potuto dire, ma noi abbiamo un programma immenso. Io non lo so se c'è qualcuno che riesce a farlo tutto, noi facciamo dei grandi tagli. Io credo che al biennio pure si possa fare così. A volte si può scegliere per alcuni argomenti
di dedicare più tempo e quindi applicare la classe capovolta e fare ugualmente anche se si hanno 2 ore a disposizione. Comunque ricordiamo sempre che la video lezione ci fa risparmiare 1 ora. È come averne 3, perché l'ora della spiegazione è già andata con il video in casa. Non so se la risposta esauriente rispetto alla richiesta. Sì. Allora, sì, io unisco un paio di osservazioni che sono arrivate in un discorso più generale. Allora, se si possono spendere magari 2 parole in più sulla fase della rielaborazione dei contenuti da parte dei ragazzi, dopo la prima acquisizione, diciamo, che ci segnalano rimane l'aspetto più problematico, complesso. Se ne parlava a proposito della Flip Classroom, allora diciamo un paio di parole in più su questo, magari quali sono magari le strategie più efficaci tramite anche il digitale. Si segnala tra le varie cose che il cooperative learning è eccezionale e può funzionare molto bene. Diciamo, se può spendere qualche parola in più su questo argomento. Sì, allora, innanzitutto io ho fatto l'esempio del Jigsaw, però esiste, si possono fare tante altre cose. Diciamo un'attività che secondo me è molto efficace è quella, per esempio, quella famosa lavagna col brainstorming sulla proprietà. Una volta che i ragazzi hanno seguito il video, hanno anche approfondito studiandolo con i mezzi che uno insomma, reputa più opportuni, io ho fatto l'esempio del Jigsaw, ma ce ne sono magari anche studiando come si fa in modo tradizionale, chiedere ai ragazzi in gruppo. Quella era la lavagna, anzi l'ho fatto, è proprio quello che ho fatto, dico allora, questa è la foto della lavagna, adesso, dopo che avete studiato in che cosa consiste il diritto di proprietà, le facoltà di disporre, godere, disporre, i limiti, l'interesse pubblico, privato, bla bla bla. Adesso mettiamo ordine a quelle cose che avete detto. Quando il ragazzo ha detto ho trovato una cosa per terra ed è diventata mia, quella è l'invenzione. Allora, che cos'è l'invenzione? Allora, fatemi un lavoro che poi mi presenterete, in cui mettete vicino ad ogni frase che avete detto l'istituto giuridico a cui appartiene e eventualmente correggiamo l'errore. Lì, per esempio, quello andava corretto perché non diventa tuo quando lo raccogli, ma diventa tuo dopo 1 anno se bla bla bla, eccetera, eccetera. Questa è una ipotesi. Possono essercene altre. Quello che, su cui io batto molto è proprio il lavoro cooperativo, perché nel lavoro cooperativo emergono anche i ragazzi più deboli, i quali riescono, diciamo, se il gruppo è accogliente, fatto bene, e poi se l'insegnante diciamo, riesce a facilitare la trasmissione di contenuti tra di loro, riescono discutendo, cioè loro si sentono proprio importanti perché sentono che non stanno passivamente ricevendo qualcosa da noi, ma stanno elaborando loro la soluzione. Tant'è vero che il docente dice, ma il docente che fa? Mentre i ragazzi lavorano lì, che fa? Il docente fa il facilitatore, gira tra i banchi, tra i gruppi e vede se c'è qualche difficoltà, magari se stanno andando fuori tema aiuta in strada, diciamo, e dà qualche pista per riprendere il discorso e poi a un certo punto chiede, ragazzi, ma ci sono delle situazioni che non siete riusciti a risolvere, dei dubbi che non siete riusciti a dipanare, ne vogliamo parlare tutti insieme? E allora ne parliamo tutti insieme. Ecco, questo è un... so se la risposta prenderebbe veramente molto tempo, perché proprio sul lavoro cooperativo è un discorso molto importante, perché se proprio vogliamo fare una discussione tra lavoro individuale e lavoro cooperativo, e il lavoro cooperativo vince sempre, anche se
queste tutte le formule didattiche del mondo funzionano se uno le combina, perché fare una cosa sola non funziona mai bene. Combinare e dare la priorità ad un tipo di strumento piuttosto che un altro, questo dipende dal docente, dal tipo di classe che ha davanti, dai ragazzi, da tante variabili. Ok, allora siamo praticamente alla fine, forse magari un'ultima domanda al volo, ne seleziono appunto una delle ultime che arrivate, magari molto schematicamente, se è possibile rispiegare la distribuzione dei compiti dei gruppi nell'ambito di Jigsaw. Ah, sì, allora, dunque, vado più veloce. Sì, magari un pochino schematicamente, se allora, possibile. Esistono due tipi di gruppo, il gruppo casa e il gruppo degli esperti. Si comincia solo col gruppo casa. Il gruppo casa è formato da 4 persone, 1, 2, 3 e 4. Tutti i gruppi casa hanno un 1, un 2, un 3 e un 4. A ogni numero 1 si dà una parte dell'argomento. Ho fatto l'esempio, le fonti e il contenuto del diritto di proprietà. Quindi tutti gli 1 nei singoli gruppi casa si mettono, sono responsabili di quella parte lì. Tutti i gruppi 2 di un'altra parte dei limiti, poniamo, tutti i gruppi 3 dei modi di acquisto, tutti i gruppi 4 delle azioni a difesa. Ok? Quindi voi fisicamente vedete tutti questi tavoli di 4 persone in cui dovrebbero stare tutti zitti in questa fase, tutti con la testa sul libro a studiarsi che cosa è la cosa che gli è stata affidata, che non è per loro la prima volta, perché loro hanno già sentito la lezione digitale, il video, quindi non è che sono proprio digiuni della materia. Ok, questa è la prima fase, gruppo casa. Dopo il tempo che si reputa necessario, poi dipende anche da quante ore si hanno, un quarto d'ora, 10 minuti, 20 minuti, non lo so, si dice ok, fine di questa prima fase, quindi il gruppo casa si scioglie e si forma il gruppo degli esperti. Tutti i numeri 1 insieme, quindi saranno solo 4 gruppi più grandi, tutti gli 1, tutti i 2, tutti i 3, tutti i 4 a discutere di quello che hanno studiato. E questa per me è una fase che vi posso dire di una soddisfazione immensa, vedere dei ragazzini come sono i nostri alunni che stanno lì a dire no, perché così, no, guarda, è l'occupazione, no, quella era l'invenzione, e discutono di cose che di solito non discuterebbero mai. Finita questa fase in cui quindi si è rafforzata la conoscenza di quello che loro hanno letto, perché non solo l'hanno letto un po' memorizzato, ma ne hanno discusso tra di loro, si ritorna nel gruppo casa. E qui il tempo è più lungo, perché ciascuno deve avere il tempo di spiegare agli altri che cosa ha studiato. Nel caso di chi ha solo 2 ore a settimana, questa fase qui potrebbe essere un'altra lezione. Per cui i ragazzi vanno a casa sapendo che loro sono i custodi di quella parte lì del discorso, e magari se la ripassano a casa, perché sanno che la volta dopo si riuniranno di nuovo nel gruppo casa e dovranno parlare dell'argomento, perché così anche gli altri poi ne saranno consapevoli. Oppure se invece abbiamo le solite belle 2 ore attaccate perché siamo al triennio, abbiamo 6 ore a settimana, questo sarà fatto direttamente nello stesso giorno di quando si è cominciato tutto il Jigsaw. Spero di essere stata esauriente, insomma, se no ci sarà forse un'altra occasione per spiegarlo in modo con più tempo. No, no, sicuramente. Vedo anche dai commenti, diciamo, live, che la spiegazione è stata chiara ed esauriente. Perfetto, allora io direi che siamo arrivati alla fine del tempo a disposizione. Ringrazio la professoressa e ringrazio tutti i docenti che hanno partecipato. Prima di augurarvi una buona serata, allora
dico, ribadisco, non ricordo se l'avevo detto in precedenza, che questo evento sarà disponibile nei prossimi giorni, diciamo anche non in versione live, nel canale YouTube di Mondadori Education, e insieme anche alle slide nel sito internet appunto di Mondadori Education, nella sezione webinar. Quindi, detto questo, rinnovo allora i miei ringraziamenti e i miei saluti a tutti e buona serata. Arrivederci.